Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Dunque si avvicina il primo dei due Euroderby, il momento più alto indubbiamente sia per Pioli, allenatore del Milan, sia per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Chi arriva meglio a questa partita? Ma insomma, difficile dirlo. Ovviamente i milanisti scaramantici, quelli che vivono nel Medioevo, quelli che fanno le danze della pioggia, no? Tra le loro tribù, dicono che naturalmente favoritissima è l'Inter, mentre dall'altra parte gli scaramantici della mia parte, anche loro che accendono il fuoco con le pietre, ti dicono ma no, ma scherzate, il grande DNA del Milan, che peraltro non c'è da 20 anni, favoriti sono sicuramente i rossoneri. Con molta onestà, facendo il cronista, bisogna dire che certamente la perdita di Rafael Leao, perlomeno nel derby di andata, anche se c'è qualcuno che dice ma no, alla fine ce la fa, boh, non lo so, insomma, quando parli con i medici, insomma, io nel mio piccolo, le mie tante partite di pallone a livello dilettantistico, quando senti tirare, diciamo che è una cosa positiva in altri ambiti, ci siamo capiti, no? Però ecco, quando senti tirare magari l'adduttore qui sotto non è propriamente una cosa positiva e come minimo devi star fermo una settimana. Se devo star fermo io una settimana, 10 giorni, che sono un anziano bolso, figuratevi ovviamente quando si strappano delle fibre, comunque siamo nello stiramento, nel quadro dello stiramento, poi primo o secondo grado, insomma figuratevi per un professionista che ovviamente fa movimenti allunghi molto più sensibili dei nostri, di noi che giochiamo a calcio 7 per divertirci. Insomma è chiaro che i tempi possono anche allungarsi, che la lesione magari è un pochino più profonda. Le ultime che arrivano da Milanello ci dicono che Leao non ha potuto fare nemmeno un personalizzato con la palla, ma è chiaro, insomma, è passato ancora troppo tempo, si è dedicato soprattutto a massaggi, a lavoro in palestra. Il derby è dopodomani, non saprei veramente che dire, mi sembra che bisogna prepararsi naturalmente per quanto riguarda lo staff tecnico di Pioli a sostituire Leao, cosa che devo dire per gran parte della partita con la Lazio, perché Leao si è fatto male dopo una decina di minuti, il Milan ha fatto in modo assolutamente egregio. Non mi ricordo una partita così brutta da parte della Lazio come quella giocata contro il Milan. E quindi lì, colpa della Lazio o merito del Milan? Come sempre dico entrambe le cose, quindi vuol dire che Pioli, che ritengo, come sapete, molto bravo, è riuscito a far dimenticare al popolo rossonero, che era presente a San Siro, ma anche quello davanti alla televisione, l'assenza di Leao. E non vedo perché Pioli non sia in grado di attrezzare una formazione adeguata per contrastare l'Inter anche dopodomani senza Leao. Quindi, detto di Leao, che mi sembra francamente... Poi ci può stare la pretattica, il far credere che uno giochi, insomma, l'aveva fatto un po' anche il Napoli con Osimhen, no? Vi ricordate, ci sta tutto. Io credo che l'Inter debba pensare soprattutto a se stessa. Però anziché arrovellarci, no, sull'attesa dell'Euroderby, oddio, sento già gente, ragazzi, sono due partite di calcio. Tanto per come la vedo io, poi magari verrò smentito dai fatti, chiunque vada a Istanbul tornerà senza coppa, per come la vedo io. Poi, per carità di Dio, i miracoli nel calcio sono sempre dietro l'angolo. Io questo proprio altro che dietro l'angolo lo vedo proprio lontano, lontano, che devi andare a prendere la macchina, la corriera, il treno, addirittura l'aereo per andare a prenderlo, sto miracolo. Che vinca il City o che vinca il Real Madrid. Poi, se vogliamo fare il gioco, c'è più probabilità con Real che con... Io so che l'ultima volta che ho visto l'Inter con Real, non è che sia passato un secolo, ero al Bernabeu il 7 dicembre del 2021, adesso non mi ricordo, quella dell'espulsione di Barella, dai, su provocazione di Militao, 2-0, non l'abbiamo mai vista. Quindi io dico questo, non mi sembra che il Real nel frattempo sia peggiorato fresco di vittoria nella Coppa del Re contro lo Osasuna. Quindi per evitare di arrovellarci sull'attesa del derby, oddio cosa succederà, come saremo, e poi tutti i riti scaramantici, io onestamente preferirei andare su altri argomenti, così ci distraiamo un attimo, su altri argomenti che vi piacciono molto. Il mercato. Giunge notizia,
questo lo sapete, che l'Inter l'anno prossimo, comunque vada a finire questa stagione, avrà un serio problema in attacco. Perché posto che rimanga Lautaro e poi ci saranno i soliti assalti estivi, qualcosa già dalla Premier, no? Stiamo sentendo come ogni anno, ma insomma diamo per certo la permanenza di Lautaro Martinez del Toro. E qui però gli altri tre attaccanti, ragazzi, dobbiamo probabilmente sostituirne due su tre. Devo essere molto sincero, cioè in questo momento Pochettino ha fatto presente che rivuole Lukaku. Lukaku è un giocatore del Chelsea e giustamente, non essendoci più Potter, Lampard, eccetera, Pochettino lo vuole vedere. Ricordo che Lukaku non è un calciatore dell'Inter. Quindi o Lukaku si rimette di traverso, parla con Torbelli, si fa prestare gratis, si riduce lo stipendio, cose alle quali, data la mia esperienza, non credo, o altrimenti Lukaku non c'è. Correa ormai, ragazzi, purtroppo è andata come andata. Diciamo che in ammortamento, tutto sommato, adesso la cifra per venderla è diventata credibile. Io credo che Correa sia un buon giocatore. Poi qui non si è trovato bene, ma credo che possa avere mercato, soprattutto in Spagna. Quindi tutto sommato, se l'Inter riuscisse a cederlo per una quindicina di milioni, non ci perderebbe neanche sti gran soldi, perché ormai il suo valore è stato abbattuto in bilancio, però anche Correa è uno che va. E poi c'è il professor Dzeko, ragazzi, che adesso è tornato a segnare, ma che verso i 38 anni, se continui a chiedere 5 milioni all'anno, ragazzi, al di là di quelli che possono essere gli incassi della Champions, di tutto quello che volete voi, io non credo che l'Inter, come abbiamo già visto con Perisic, ben sostituito tra l'altro da Di Marco, l'Inter possa andare a dare una cifra del genere a Dzeko. E allora mi risulta che ci sono tre attaccanti nel campionato italiano di cui si parla poco. Sto parlando di un trio di Afrikaans, questi gol africani, anche se due sono nati in Europa, ma ovviamente fanno parte delle nazionali africane. Sto parlando di Dia, della Salernitana, sto parlando di Lookman dell'Atalanta, sto parlando di Nzola dello Spezia. Ragazzi, questa è gente, soprattutto Nzola e Dia, che è andata al di là della doppia cifra. Mi pare Nzola sia sui 13 gol, Dia 15 gol, solo un rigore, ulteriormente migliorabili, e quindi mi risulta, insomma, che l'Inter stia chiedendo informazioni, ovviamente non per tutti e tre, bisognerà capire, ma uno di questi tre io non escludo che possa far parte della rosa dell'Inter l'anno prossimo. Ovviamente bisogna vedere quanti soldi vogliono. Tenderei a escludere Lookman perché, come sapete, ogni tanto si parla di Scalvini, ma l'Atalanta è una bottega carissima. Quindi diciamo che l'anglo nigeriano Lookman tenderei ad escluderlo. Sul franco senegalese, invece, sul franco senegalese di A, io, ragazzi, io un tentativo lo farei, perché questo non è che segna tutti sti gol per caso. Ha fatto la tripletta con la Fiorentina, insomma è uno, ripeto, che mi pare che nel campionato italiano stia dicendo la sua. E attenzione Nzola, perché fare il centravanti dello Spezia non è facilissimo. Praticamente Nzola ha fatto la metà, credo, dei gol che ha segnato interamente lo Spezia in questo campionato. Giocatore angolano, insomma, che io seguirei con grande attenzione, ma mi risulta che l'Inter abbia messo giù, ovviamente, più che per Lookman, per Ndia e Nzola, abbia messo giù i suoi trappoloni. Trappolone significa, insomma, cerchi di sederti ad un tavolo e di capire se anche per qualche giocatore dell'Inter in uscita, magari qualcuno che si sta affacciando alla prima squadra, ci possano essere argomenti per vedere, insomma, un passaggio, un arrivo all'Inter. Come dico sempre, un conto è giocare nella Salernitana, mister Monsieur Dia e mister Nzola, un conto è giocare ovviamente nell'Inter, piuttosto che nello Spezia, però insomma posso dire che Napoli un po' l'ha dimostrato, anziché andare a vedere sti grandi profili con Thuram, che ancora non ci ha dato una risposta, e insomma Thuram è nell'orbita dell'Inter da tempo, se non ci dà una risposta significa che evidentemente non siamo la sua prima scelta per Marcus Thuram. Quindi suggerirei, visto che bisogna rifare il reparto d'attacco, magari di guardare un po' a questi Africa Bambata, che era un gruppo del gol, a questi ragazzi africani, sono tutti tra i 25 e i 26 anni, nel pieno della maturità calcistica, che sono andati ben al di là della doppia cifra, e non a caso li ho messi tutti e tre in copertina. Insomma, io due chiacchiere
lo Spezia, con lo Spezia per Nzola, con la Salernitana per Dia e al limite con l'Atalanta per Lukman, io due chiacchiere le farei, ma mi risulta che all'Inter ci stanno pensando seriamente, perché uno di questi tre potrebbe anche arrivare in nerazzurro per un attacco, ripeto, che l'anno prossimo, stando come stanno le cose, per tre quarti andrà rifatto. Bene, ho cercato di non farvi pensare all'Euroderby, ma naturalmente domani è vigilia e quindi domani andremo in pieno, naturalmente, col focus sul primo dei due Euroderby. Intanto, viva l'Inter! E così una bella parentesi di mercato via distratto, secondo me. Ciao a tutti ragazzi e viva l'Inter!